Fatelo attraverso Facebook, il gruppo Cavalli e Dintorni, e fateci arrivare insomma i vostri messaggi. E se volete rivedere la nostra puntata, fatelo su YouTube cliccando la parola Telestar, e vi ricordo di seguirci in diretta streaming dal sito telestarsr.it. Bene, a livello nazionale cosa è successo? Intanto il fine di febbraio è stata una data importante perché la delega fiscale conteneva l'articolo 14 con la promozione della Lega Ippica, è passato definitivamente al governo, cioè alla Camera, e quindi adesso il governo avrà un anno di tempo per fare relativi decreti attuativi. Nel frattempo, come per dire, l'Ippica si dovrà istruire, prendere e riempire di contenuti, anche perché ci sono tante sfaccettature, tanti argomenti da dover organizzare bene per un settore che sta vivendo un momento drammatico, e questo insomma lo vivono e lo dicono meglio forse gli addetti ai lavori. Intanto abbiamo il nuovo ministro, che nel Toto Ministri non c'era, era il ministro Maurizio Martina. Eccolo qui nella foto, classe 78, è stato sottosegretario alle politiche agricole nel governo Letta, diplomato in agraria, laureato in scienze politiche, e già ha un'esperienza diretta al Ministero dell'Agricoltura. Peraltro ha dichiarato, assicuro l'attenzione massima al settore, e ha dichiarato di voler irrobustire l'iniziativa che poi è passata con la delega fiscale, quindi sembra con la delega sì, fiscale. Sembra aver dato quindi attenzione al settore. Vi dicevo che il settore comunque è in crisi. Altro rappresentante che è stato riconfermato è il sottosegretario Giuseppe Castiglione. Noi l'abbiamo visto molto presente all'ippodromo nel Mediterraneo a fine dicembre, inizio gennaio. Aspetta che gli venga conferita la specifica delega all'Ippica, ma è stato riconfermato, conosce bene il settore, quindi si aspetta anche questo. Il TAR intanto ha dato sentenza favorevole all'Ippica, ha accolto il ricorso presentato dagli ippici, lo Stato deve pagare 96 milioni di euro che dovranno essere corrisposti per i montepremi. Adesso vedremo come lo faranno, era quel ricorso che era stato presentato per la legge 185. È un settore che comunque sta male. Sta male l'allevamento, sta male tutto il settore ippico, ci sono pochi cavalli, si sta calando e sta calando il numero delle scommesse precipitate nel meno 47% tra gennaio e febbraio, un dato si raccolgono circa meno di 80 milioni di scommesse, e questo è un dato allarmante, anche perché poi c'è l'ascesa delle scommesse virtuali, e questo fa male al settore, vero Claudio? Certo, sicuramente il settore ippico viene sicuramente danneggiato dai giochi virtuali. Adesso si giocano i cani, le corse dei cavalli. Già l'ippica soffriva il calcio e tutte le altre scommesse che vengono raccolte dallo Stato. Questo sicuramente danneggia, anche perché lo Stato ha convenienza di questo, perché lì è tutto virtuale, non ci sono Spese, non servizi ci da sono pagare. spese, servizi. Noi siamo legati giustamente all'agricoltura, allo sport, anche il nostro è uno spettacolo. Molta gente era legata alle corse, e invece man mano la gente si allontana perché non riesce più a scommettere, perché i soldi gli vengono presi col gratta e vinci, e Certo, quindi. è un settore che comunque se è in crisi lo si deve, cioè uno dei primi sentori è anche quello dell'allevamento. Mi dicevi che sono Sì, pochi i puledri quest'anno quest'anno. sono stati dichiarati pochissimi puledri, siamo nell'ordine degli 800 puledri. 800 puledri considerando quelli che entreranno negli ippodromi, perché ci saranno quelli che non saranno degli atleti,
comunque ne verranno a correre pochissimi. Certo, la responsabilità è anche degli ippici, che adesso devono pretendere, secondo me, lo dico insomma da lettura del, che ormai facciamo da tanto tempo del settore, devono pretendere che il settore non venga lasciato a se stesso, ma che venga incentivato. Peraltro c'è una dichiarazione dell'onorevole Paolo Russo, che è stato relatore del testo di riforma all'Ippica, e dice innanzitutto bisogna rendere attrattivo il gioco, lui è uno di coloro i quali sostengono comunque che approvata questa proposta di legge assorbita appunto all'interno della delega, ora l'Ippica deve galoppare sulle sue sole gambe, ma si deve cercare di rendere il gioco attrattivo, quindi comunque lo stesso settore adesso deve cercare di dare un input, perché così non si va avanti, anzi si continua ad andare indietro. Certo, sicuramente, anche il tipo di scommessa non è molto... intanto non è molto remunerativa e poi non è neanche pubblicizzata, ci vogliono nuove forme di scommessa. Sicuramente si potrebbero fare tanti tipi di scommessa, oltre al vincente, il piazzato, la trio. Abbiamo visto in Francia che il quartet, il quintet pagano cifre astronomiche. Hanno aggiunto, oltre al quartet, il quintet, aggiungi un numerino, si parla di vittorie di 8 milioni, 10 milioni di euro. Sicuramente sono cifre che possono attrarre. Certo, appetibili in questo senso. Bene, allora, Sabi, salutiamo qualcuno nel web? Sì, salutiamo Toni Fusco, salutiamo Giuseppe Gentilesca, Peppe Cuccia che ci seguono, e anche il cosiddetto Monello, che ho chiesto di dirmi il nome perché non è molto televisivo in questo modo. Certo, allora andiamo subito a... io non ho la scaletta in mano, non me la sono presa, quindi lo dico già alla regia. Non avendo la scaletta, non so se era previsto lo stacchetto o meno, lo saltiamo e andiamo direttamente invece a parlare di un soggetto, di un cavallo. Ne abbiamo approfittato, allenatore, stamattina, siamo stati in scuderia. Sì, questo è un cavallo fortunato, perché questo è un routinier, avrà il suo giorno di gloria. Bene, allora, abbiamo scelto di parlare di Silco, lo abbiamo fatto perché nel convegno scorso ci ha stupito il suo primo posto e come è arrivato con questo allungo che ha strappato la vittoria ad Al Amir. E allora proviamo innanzitutto a ricordare cosa ha fatto, e siamo andati a scudire, ne abbiamo parlato anche col fantino che lo ha montato, Daniele Scalora. Silco, il nipote di Refuse to Bend, sigla la sua seconda vittoria in carriera proprio a Siracusa. In verità lo fa a sorpresa, cancellando il debutto su pista che lo aveva visto arginato al decimo posto nel premio Lanzone. Risolti alcuni problemi di salute, il portacolori di Michele Aparo rompe i pronostici e nella sua ultima uscita beffa sul palo il buon Al Amir, terzo Musiket. È il premio Gifford Love quando il castrone baio di 4 anni scende lungo la corda e risolve la seconda tritz della giornata. Distanza più corta, 1400 metri anziché il miglio, due curve in pista piccole anziché una pista grande, o forme e condizioni ritrovate per l'allievo di Mr. Claudio Impelluso? Il cavallo secondo me ha fatto un bel allungo per i chili, era molto scarico, portava 52 chili. La corsa è venuta molto bene perché c'erano tre cavalli che camminavano, sono stato coperto, ho trovato un varco un po' forzato in fondo, però lui questa tattica di corsa l'ha gradita tanto. Il cavallo migliorerà perché aveva rientrato qua la prima volta sul tracciato di Siracusano sulla pista grande sui 1600. Io ho avuto fortuna di montarlo una mattina in lavoro e con l'allenatore Imbelluso abbiamo deciso di accorciare la distanza e portarlo su 1400 della pista piccola. Secondo me sulla pista piccola è un cavallo che vale tanto, perché è un cavallo che gli piace andare molto in mano, cioè un classico cavallo da pista piccola, un bassista veloce. Silco dà il via alla sua carriera prima a Milano, poi a Pisa, dove sigla la sua prima vittoria con la scuderia Schnoener. Uno stop nell'aprile del 2013, lo mette a riposo, rientra a novembre il passaggio Siracusa con l'ingresso del 2014. Un cavallo che dall'alto delle sue discrete potenzialità potrà dare qualche soddisfazione al team.
È allegro come cavallo, sai, un cavallo che gli piace giocare, quando è fuori un po' fa casino, sai, il classico cavallo un po' nevrile, In però corsa? in corsa è bravissimo, cioè facile da montare. E poi pure sul box, se lo guardiamo, lui già è legato, sta pensando che sta per andare per uscire e si sta rilassando. Dai, che impressioni vi ha dato comunque in questo Silco in scuderia? Ah, un po' ci ha sorpresi, questo è arrivato qua e il cavallo abbiamo dovuto curarlo un po', aveva una faringite, aveva un po' di muco, l'abbiamo sistemato un po' e il cavallo è migliorato tantissimo. Poi queste corse sono alla sua portata, anche perché qui trova, anche se ha battuto un cavallo che lui di regola non ci può correre. Alla Alla Mir Mir oggi, domani ha corre la 10 kg 1200. in meno. Questo forse ha Sì, fatto, 10 kg penso, in meno, ma no, se non sei buono non lo batti. Al Mir è un cavallo che un po' va, non è un routinier. Sicuramente è un cavallo che ha vinto a Roma, vince qualche corsa buona, è in buone categorie. È un ottimo cavallo. Lui ha fatto, era la sua giornata c'eri in ed è quella toccato corsa, vincere. Antonino? Mi sembra di sì. Adesso non Montavi? devo. Aspetta, che te lo ricordo io, che magari c'è la lista della. Allora, Antonino Cannella era su Alaska Suite. Sì, Sei arrivato no, sesto. no, niente. Che impressioni ne hai avuto in corsa Ma comunque? guarda, è stata una corsa abbastanza veloce. Lui in fondo ha avuto un bello spunto finale. Sicuramente alla Mir in fondo ha sentito un po' i chili. Però lui è riuscito a tenere bene il passo, è arrivato a stamparlo sul palo. Bene, allora, caliamoci dentro invece quello che è il convegno di sabato 8 all'Ippodromo del Mediterraneo, ancora 6 corse e vediamo chi sono i protagonisti. Allora, tra le 6 corse in programma c'è il premio Assuf, una condizionata sui 1100 metri in pista sabbia, e questo è un po' il tracciato che pone l'incognita della corsa, perché ci sono soggetti qualitativi come un Bibest, come Blaugrana, come Purwine, che comunque affrontano il dirt, poi ci sono gli specialisti, però sembrano un tantino, un filino meno qualitativi, e adesso vedremo cosa ne pensano gli addetti. Prima andiamo a rispolverare quelle che sono state le ultime prestazioni con questo servizio. Anche se chiamati al confronto sulla sabbia, i migliori non dovrebbero aver problemi ad acciuffare il podio del premio Assuf. Condizionata sui 1100 metri, in programma nel convegno ippico di sabato 8 all'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Allora, Purwine, vincitore del premio Sicilia, handicap principale del Galà di metà gennaio, ritorna in pista. Vero è che aveva affrontato i 1500 metri, imponendosi sulla compagnia e trascinando in linea con sé anche il ritrovato avversario, Unbibest. Si cambia tracciato e si accorcia la distanza, e queste sono incognite da sciogliere sia per il numero 7 dello schieramento portacolori di Vanessa Guerrieri, sia per l'allievo di Claudio Impelluso, Blaugrana. Fresco di vittoria, si impone incondizionata proprio su Unbibest e Seek for Toys, dimostrando di essere in condizione per assumere ruoli da protagonista. Ad impensierirli però potrebbe essere Guerra e Pace, che ha dimostrato di saper vincere anche sul tracciato in sabbia, e se chiamata sul pesante mette dietro Chulpas e Unbibest sui 1200 metri, bisogna far memoria che solleva bene la sabbia sugli avversari. Per lei un ritorno sul tracciato preferito, che potrebbe scrivere una vittoria come l'ultima sul dirt a luglio. Vinse dinanzi a Passionate Shepherd. Impegno oneroso per Chulpas, che sebbene gradisca il tracciato, sale di categoria. Allora, abbiamo due protagonisti, Claudio Impelluso con Blaugrana e proprio Antonino Cannella su Guerra e Pace. Blaugrana è alla sua portata, è un terreno difficile, come la vedi? Blaugrana è un ottimo cavallo, è un cavallo che sta molto bene. Secondo me il cavallo può correre bene, anche se qui
ci sono degli ottimi cavalli, lui potrebbe soffrire un po' la distanza mi sembra un 1100. Po' breve. Sì, 1100 e poi sulla sabbia. Comunque per le... abbiamo visto che qua può succedere qualcosa del genere, il cavallo è montato bene, da bossa sicuramente proverà a fare la sua corsa. Questa è un'ottima categoria, a me piace tanto Guerra e Pace perché gli piace molto la sabbia, un Be Best e pure Wine. Questi sono i cavalli che... 5, 7, 6 e Blaugrana ad impensierirli quindi. Spero anche che li batta, però non mettiamo limite alla provvidenza. Allora, Guerra e Pace, è così tanto favorita, Antonino? Ma guarda, questa è una cavalla che qua ha fatto sempre bene. Una cavalla che è incondizionata, è la sua categoria. E l'ultima vince sul pesante. Io ci ho vinto anche una condizionata in sabbia e secondo me 1100... e li fa benissimo, secondo me c'ha tanta chance. Come vedi gli altri? Come gli altri vedo bene pure Wine, che è un cavallo che secondo me per la velocità è ben portato, è un cavallo da non sottovalutare, è un Be Best. Anche se prova la sabbia. Questa corsa diventa complicata perché ci sono anche dei buoni partitori. E un altro cavallo per esempio che qui ha vinto l'ultima volta è Divinity Bash, che ha vinto bene l'ultima, e questo è un cavallo che ha solo due corse in carriera, ma sulla sabbia si muove benissimo, è un cavallo fresco. Lo aspettate? Sicuramente, questi sono cavalli, sai, vincere, non dico al debutto perché questo ci ha avuto qualche problemino, mal di stinchi, queste cose qua, è un cavallo che è venuto avanti negli ultimi mesi, sicuramente avrà qualcosa da dire. Stamani quando siamo stati in scuderia abbiamo chiesto, visto che Daniele Scalora monta Ciulpas, che ne pensa lui di questa corsa, e quindi vediamoci l'intervista. Andiamo su Ciulpas, ritorna in sabbia, in questa categoria può far bene? Secondo me sì, la cavalla è sempre piazzata e incondizionata, in sabbia secondo me vale un tantino in più sull'erba, perché secondo me l'ho montata, ci ho vinto, poi è finita seconda in un handicap, la gradisce molto bene. I cavalli da temere sono sempre Guerra e Pace, che ha una linea diretta con Ciulpas, e un Be Best, un cavallo che incondizionata l'ha vinta, si è sempre piazzato, e poi un cavallo che su in qualsiasi distanza è andato molto bene qua a Siracusa. C'è Purwine però. Purwine sì, Purwine rientra dall'handicap principale che ha vinto, è un po' carico, però è un cavallo che se è in ordine può dire pure la sua. Bene, dal web invece Sabina? Allora, dal web sembrerebbero abbastanza scontati due arrivi, quello di Blaugrana e Guerra e Pace e quello di Purwine e Guerra e Pace. E molti fanno affidamento anche a un Be Best, come ad esempio Peppe Cucce, che comunque lo fa rientrare nella terna, così come Sebastiano Alibrio, che però dà per scontata la vittoria di Purwine. C'è il signor Benny che l'altra volta, venerdì scorso, ci ha cercato. No, oggi no, oggi no. Ci sarà rimasto male che l'altra volta, settimana scorsa, per motivi tecnici non siamo andati in onda. Bene, allora cambiamo argomento, nel senso che cambiamo corsa, andiamo alla sesta. La chiusura del convegno è stata riservata ad un discendente, ancora la velocità 1200 metri in pista piccola, è abbinata all'Ippica Nazionale, il premio Miss Grease, apre Morgante con 63 kg, via giù tutta la scala pesi fino all'Alcatiana, che è praticamente la più scarica. Vediamo un servizio proprio per riepilogare quelli che sono state le ultime performance del campo partenti. Bello e incerto, e per questo avvincente. Si presenta così il discendente per anziani che chiuderà il palinsesto. Sono in tanti ad avere chance per la vittoria. Gli stessi o quasi che hanno tracciato la linea principale nella condizionata del premio Lamborghini, di scena il giorno dell'Epifania. Vincitore fu Seltimar, oggi fuori dai giochi, ma a seguirlo furono Pure Blue, che ritorna in pista da quel giorno, Super Sasha, che deve cancellare l'ultima deludente apparizione, ancora Piccolo Bazar, con in sella il Super Federico Bossa.
Tra i nuovi papabili dello schieramento, sicuramente un Morgante che paga con il top weight la qualità. È un Alamir che a Siracusa ha sempre preso il podio, ma non ha mai centrato il bersaglio più grande. Prima o poi accadrà. E perché non oggi? Si consiglia infine di non essere superficiali sulla buona forma di Airzan, con peso peraltro favorevole, ma questo per la sorpresa. Incerto, dicevamo, quindi, questo premio Miss Gris, ma è sicuro che vedremo un finale entusiasmante. Peraltro dicevi e annunciavi la sorpresa. Beh, Airzan non è tanto sorpreso, io ho parlato con Vincenzo Schiavone, lui sottolineava invece che sul pesante può essere veramente protagonista. È di parere però contrastante il proprietario, che lo vede meglio su un terreno buono, sia lui che me l'ha stegata. Ah sì? Sì. Poi attesissimo Alamir, che viene strappato per due volte del podio, come hai scritto anche tu nei vari comunicati. Bene in corsa, Super Sasha, distanza ideale, ritorna appunto sulla sua distanza. Allora, Agapuntus, Antonino Cannella, 62 kg, troppo pesante? Sì, secondo me questa volta il peso è un po' eccessivo. Proviamo, poi secondo me anche la distanza 1200 è un po' corta, lui secondo me su una distanza un po' più lunga corre meglio. Qua ci sono dei cavalli che sono abbastanza veloci e lo possono mettere in difficoltà, come la compagnia è abbastanza difficile, come Super Sasha, come Comet Grey. È un cavallo che secondo me è un cavallo che, se il terreno rimane morbido, è Alamir. Questo è un cavallo che è buono. Porta pioggia comunque, oggi è previgenato ancora, insomma, non è bello. Secondo me il cavallo da battere è Alamir. Quindi il numero 7 con? Con il numero 5 e il numero 3 Super Sasha. Comet Grey e Super Sasha. Sei dello stesso parere, Claudio? Tu hai due soggetti in corsa. Io ho due soggetti. Io ho Parblu, che è sicuramente un ottimo cavallo. È di Pist Blu, tutto col blu sai oggi. Sì, The Pist Blu si sta riprendendo adesso, è un cavallo che abbiamo comprato all'estero, è secondo l'ultima volta, adesso si è fatto molto bello, sicuramente può correre bene, anche se questa è un'ottima categoria. Pure Blu è un cavallo che ci sta, è un cavallo da condizionata, anche se ancora qui non ha dimostrato. Il terzo in condizionata con Super Sasha, ma gli dava dei chili. In quella corsa c'era Piccolo Bazar, sicuramente il cavallo adesso è venuto avanti, secondo me il mio è un cavallo che conta qua. Quelli che mi piacciono sono Super Sasha, che questa è una distanza che gli piace tantissimo, e Comet Grey per la forma, un'ottima forma, ha corso anche bene secondo in condizionata, e Alamir ha una buona forma e può vincere. Andiamo a vedere l'intervista che abbiamo realizzato con Daniele Scalora, lui è impegnato sul numero 11 dello schieramento, Alcatiana. E io monto a Alcatiana. Alcatiana è molto scarica, una cavalla che quando è scarica corre molto bene. I cavalli da battere, spicca il 3 di Super Sasha e il 9 di Airzan. Super Sasha perché scende molto di categoria, Airzan perché in questo handicap con questi chili, 55 kg, è il cavallo che può risolvere bene la perizia. Poi do un occhio a Piccolo Bazar, un cavallo che sta rientrando, però su un terreno morbido ha corso sempre bene. Insomma, a capire c'è, praticamente l'abbiamo nominati tutti, vediamo un pochino se dal web arriva qualche soluzione. Allora, Peppe Cuccia propone in arrivo con Morgante, come Grey e Pure Blue, dice faranno il finale, arriveranno vicinissimi. Airzan, sorpresa, ben messa al peso e ha fatto vedere delle buone cose. Sebastiano Librio, Morgante vincente con Comet Grey, Alamir e Airzan. E ripeto, Antonino Cutrale, parlando, il proprietario di Airzan, mi diceva che lo vede meglio su un terreno buono, e invece vede pericolosi i pesini di Alcatiana e Leditari.
Bene, andiamo alla prima corsa. Il convegno di sabato all'ippodromo del Mediterraneo si aprirà con un discendente sui 1800 metri in pista sabbia riservato agli anziani. Sono sei soggetti al via perché con 64 kg e mezzo Singapore Black è stato dichiarato non partente. È una corsa impegnativa anche questa, dove ci sono alcuni soggetti che si mettono in risalto. Ancora un servizio per poter risalire alle ultime performance. Non partente Singapore Black, dunque rimangono sei gli anziani a frequentare il premio Same di Suar, che apre il convegno di domani al Mediterraneo. Prima citazione va un saltage che sulla sabbia rende al massimo e a conti fatti il peso non è male. Possono seguirlo un press to play che detterà i ritmi della gara e se non è particolarmente infastidito si renderà pericoloso o un Hello Heart che Stefano Postiglione all'ultima uscita annunciava in grande condizione e che ha conquistato una piazza non correndo male. Attenzione a non sottovalutare troppo Nalini Malani, figlia di Oratorio, alla prima uscita siracusana ma dai discreti riferimenti. Allora, sentiamo anche l'intervista che abbiamo realizzato con Daniele Scalora. Lui è impegnato proprio su saltage ed è uno dei soggetti probabili alla vittoria. Il cavallo da Demela è sempre il 3, press to play, un cavallo che in sabbia ha frequentato sempre le ottime categorie, scende un po' di categoria, anche se ultimamente non sta brillando, però io lo temo tanto, perché in questo schema di corsa secondo me è tattico per lui. Saltage, il cavallo sta bene, secondo me può lottare benissimo la corsa. E poi mi piace Nigriculus perché è un cavallo che ama fare andatura e ha 57 kg che secondo me sono ideali per lui. Antonino Cannella e Claudio Impelluso, voci fuori campo in questo caso, una trio in ordine, vediamo se vi siete schiariti un pochino le idee. Allora, a me mi piace il 3 press to play, saltage ed Hello Heart. 3-4-6 per Antonino? Per me metto il 5 Nigriculus, press to play e saltage. 3-5-4, comunque restano insomma presenti sia il numero 3 che il numero 4. Sì, anche dal per web. Il web la stessa cosa, saltage bene per forma e peso, press to play farà andatura e potrà far bene con Hello Heart annunciato in condizione. Bene, da non sottovalutare però il numero 2 perché abbiamo sottolineato che comunque... Sì. Peraltro è tra i favoriti della segreteria corse. Salutiamo mentre Vincenzo che sicuramente ci guarda. Allora andiamo invece alla seconda di corsa, vediamo la schermata di questo premio English Spring, una vendere per i cavalli di 3 anni sui 1800 metri, ancora una volta il tracciato è in sabbia. Numero uno dello schieramento, Givoletto, Claudio tu presenti anche Red Oak, è una corsa un po' così, un po' particolare. Antonino Cannella è peraltro sul numero uno dello schieramento, come va? Cosa ha fatto ultimamente Givoletto? Ma guarda, comportato bene? Questo è un cavallo che sicuramente gradisce meglio il terreno in erba, in sabbia secondo me non si adatta benissimo. E terzo l'ultima volta dove fa seconda Red Hawk? Secondo me Red Hawk è la cavalla che sta aspettando la vittoria. Secondo me è la cavalla da battere. Ma è pronta Claudio? Sì, la cavalla sta benissimo, secondo me potrebbe essere la sua corsa. Che gli è mancato nelle ultime uscite? Ma ha corso una volta a 65 kg, una volta ha incontrato il fenomeno qua che montava Cannella, che è un cavallo che in sabbia... Parli di? Principe di Malta. Principe di Malta, un cavallo che ha vinto 5 corse sulla sabbia. Quindi oggi non c'è Principe di Malta che sicuramente farà la 8-8 la prossima settimana. Abbiamo questa fortuna, speriamo di vincere. Anche Givoletto sicuramente può correre bene. Perché quindi alla restando fine sul Red Hawk adesso ti sembra la sua corsa, ma soprattutto perché il terreno in sabbia è la distanza ideale? Sì, a lei gli piace fare la sabbia, la cavalla è venuta un po' avanti. Qui di qualità c'è Golden Flame, però non ha mai corso in sabbia e potrebbe essere. Poi vedo voci di scuderia danno Super Color, che è sicuramente è un ottimo soggetto, dice che lavora molto bene, ha lavorato molto bene. È scarico anche rispetto agli avversari, quindi. Certo, ha fatto 2 kg di discarico con Cannarella.
E il resto, altro non. Tappeto verde non si riesce a fare la prima volta la pista. Certo, tappeto verde. L'hanno acquistato da poco. Il grande Mattioli. Il grande Mattioli, vi voglio fare una domanda. È stato sempre aspettato, quando l'ho visto correre a Roma e a Napoli, questo grande Mattioli, sempre atteso da un po' da tutti. E non so se ci sono voci ha le potenzialità o altro. Ma sai, io ho visto le prestazioni, il cavallo anche a un sesto posto sicuramente è una categoria discreta, ma non ha fatto vedere niente di eccezionale. Forse è un po' sopravvalutato allora. Ma sai, i puledri si aspetta sempre qualcosa, si aspetta che crescano, che questo è un cavallo che nasce bene, allora hanno aspettato. Sicuramente è un cavallo che ha un buon fisico, aspettano il passaggio d'età. Io penso che lo hanno mandato qua, non lo hanno ancora venduto, perché aspettano che qui il cavallo in primavera si trovi bene, che possa ritrovare una buona forma per correre bene. Sul web che dicono di questa corsa? Red Hawk protagonista con Givoletta e Supercolor, questi i cavalli. Bene, andiamo invece alla quarta di corsa, la terza l'abbiamo vista, è questa condizionata che era attesa, la quarta invece è il premio Lina Cavalieri, è una vendere per anziani, 2100 metri in pista piccola, quindi doppia curva da affrontare per i 9 soggetti che frequentano il campo partenti. È una corsa un po' strana, c'è Buffer che approda da Napoli, buona la forma con i piazzamenti, l'incognita sarà naturalmente il tracciato che affronta. Poi c'è Bold Assertion che ha due corse a Siracusa, quarto e quinto a Vendere. Disappear scende di categoria, approda in una Vendere da un handicap, si è comportato bene, ha un periodo buono di condizione, è secondo. Ottaviano Augusto è quarto anche, insomma, ha frequentato sempre categorie molto superiori a questa, così come anche Patelli, che peraltro ha un buon periodo di forma, è primo a Vendere. E poi c'è Super Menife, che viene dato come un possibile e papabile protagonista della corsa. Che ne pensate, Antonino? Tu sei sul numero 2 dello schieramento. Questa è una corsa abbastanza aperta, ci sono dei soggetti di ottima qualità. Il cavallo, quello che spicca secondo me è Ottaviano Augusto, un cavallo che ha affrontato categorie migliori, e secondo me è il favorito della gara. Il Bold Assertion è un cavallo che ha affrontato due corse in sabbia, secondo me il tracciato in sabbia non lo gradisce tanto, stiamo provando sull'erba, quindi potrebbe migliorare, secondo me migliorerà, però la compagnia è abbastanza difficile. Disappear è un cavallo di ottimo, un ottimo soggetto. Patelli è una corsa abbastanza difficile. Ok, invece Claudio? Allora io ti dico, qua ci sono degli ottimi cavalli, Saviello è un ottimo cavallo, questi sono cavalli che nelle 8 e 8 li fanno a 59 kg e sicuramente potrebbero correre bene, ma secondo me sono fuori tutti e due per il terreno, è un terreno troppo soffice per loro, questi non lo gradiscono tanto. Detto questo, il cavallo da battere può essere Patelli e Ottaviano Augusto, insieme a Disappear, che se sta bene li può battere tutti e due. Che dicono del web, Sabi? Peppe Cuccia sì, ha un nome soprattutto, è quello di Disappear, al quale gli associa Javier, e l'ottimo Ottaviano Augusto che milita in contesti in categorie più importanti e quindi sicuramente potrebbe rientrare nella terna. Bene, andiamo invece all'ultima corsa da esaminare per sabato 8, e la quinta, peraltro una corsa affollata, c'erano 12 soggetti, sono rimasti in 11, 70 kg troppo da sopportare per Tallag, che è stato dichiarato non partenti dal proprio team, il premio Brigitte Lavoux, sono 11 soggetti al via, con un servizio preparato da Sabina andiamo a scoprire quelle che sono state le potenzialità espresse sui tracciati nelle ultime uscite da alcuni protagonisti.
anziana al via per 1500 metri di pista grande nel premio Brigitte Lavaux, dove si registra il forfait di Talla. Tra gli 11 agli ordini dello starter ci sarebbe una lazialità che reduce da due posti d'onore e alla ricerca della vittoria, che questa volta potrebbe arrivare. Tutto sommato potrebbe non dispiacere la compagna di scuderia Felce Argentea, ma la base piazzata della prova tocca a Ransom Force, in linea con lazialità, che gradisce il terreno allentato e il meteo incoraggia in tal senso. Un occhio di riguardo poi va alla Roccaccia, se non altro per i recenti sprint finali, anche se il preso non è proprio allettante, e a Wood Green, che ha lanciato discreti segnali nella prova di rientro. Tra queste sorprese, comunque, anche Mela Stregata. Allora, proviamo a dare la parola direttamente a voi, andiamo con Claudio Impelluso. C'è la Roccaccia che scende di nuovo in pista, come è messa? Ah, la Roccaccia sicuramente può correre bene, sta correndo molto bene, in questa categoria ci può correre, il terreno dovrebbe essere suo, a lei piace un po' il terreno morbido, allentato, è montata da Roberto Fontana che la conosce molto bene, la cavalla in questa categoria conta, mi piace anche Ransom Force, lazialità e Kay Wonder che ha corso, è rientrato da poco qui a Siracusa, ma è un cavallo di buona categoria, sta allungando un po' la distanza, questa è la sua distanza ideale e secondo me può correre bene, 58 kg e mezzo è un cavallo che può starci. Dal numero 7 in poi c'è veramente questo pesino, 53-52 kg, uno dei quali montato da te Antonino, Armenia Force. Sì, l'ultima volta non ha corso male, è stata danneggiata gli ultimi 200 metri, sicuramente lei gradisce un terreno buono. È una cavalla che conosco molto bene, sicuramente gli piace il terreno buono, un terreno troppo faticoso non è bene. Adatto per lei, anche se in questa categoria a questo peso con un terreno buono sicuramente sarebbe poteva essere la protagonista, vincitrice. Se invece c'era un terreno buono, secondo me c'era chance. Il terreno allentato lei non lo gradisce tanto. Ma speriamo allora nel sole. Secondo me la cavalla che, vedendo i partenti, c'ha chance tantissimo di vincere, lazialità, 53 e mezzo. Una cavalla che sta correndo benissimo e secondo me sempre può vincere piazzata. Questa corsa. Insieme a? Per la piazza metterei il numero 3 Ransom Force e non escluderei neanche il numero 2 Ora Zulu, è una cavalla che sta correndo benissimo. Ti piace Wood Green? Ma guarda, questa è una cavallina che io sappia che lei gradisce anche il terreno buono. Secondo me sta anche un po' al terreno, ci sono tanti cavalli che non si adattano. Sabi? Allora, Salvo Mangiafico fa soltanto un nome, che è quello di lazialità. Peppe Cuccia invece considera come base Ransom Force per le condizioni appunto del terreno, su un terreno allentato va molto forte, la Roccaccia perché dice che potrebbero fare paura gli scatti finali, forse però è un po' gravata al peso, e Wood Green che rientra bene e secondo Peppe Cuccia sarebbe pronto per la piazza. Bene, fatti i pronostici allora, non ci resta che darvi l'appuntamento e venire qui all'Ippodromo del Mediterraneo per vivere il galoppo che scenderà in pista, ricordiamolo, dalle ore 14.40 di sabato 8 marzo. Tra le 6 corse in programma, la corsa più importante è la condizionata, terza corsa a 15.45, il premio SUF che vedrà correre i cavalli di 3 anni sui 1100 metri in pista sabbia e poi sarà comunque spettacolo sulle piste. Allora, grazie mille a Claudio Impelluso, grazie mille grazie ad Antonino Cannella, in bocca al lupo per i vostri impegni sportivi. Sabina, salutiamo il web? Sì, salutiamo il web e mi riservo di dare una risposta a Mario Brancato che dice propone di spostare il canale Onire sulla piattaforma del Digitale Terrestre per dare insomma più visibilità a Cavalli e Dintorni. Adesso magari lo proponiamo e vediamo un po'. Va bene, grazie mille della vostra attenzione a chi ci ha seguito naturalmente e a chi vedrà in replica questo programma. Arrivederci.